Introduciamo Paola Taverna, senatrice della Repubblica Italiana, la più votata nelle ultime parlamentari. Vogliamo riproporvi le intemerate di Paola Taverna in questa legislatura che sta volgendo al termine. La legge la cominciamo a rispettare a partire dalla decadenza del senatore Berlusconi il 27. Tutto questo, il presidente Berlusconi non sembra preoccupato. Lasciate parlare, lasciate finire l'intervento. Non c'è niente, niente, siete niente. E non venite a chiamare politico perché mi cazzo seriamente. I politici sono quelli che ci hanno detto sì. È un paese rovinato. Questi toni non sono adeguati a quest'aula. Ma voi vi rendete conto? 80 euro, 80 euro. E a fare, io non so se posso, se posso. È così. Senatrice, mi chiamo all'ordine. D'accordo, la fiducia su che? Siete tutti d'accordo? Voti della sta merda, no? I Verdini, i Danna, i Formigoni, la Finocchiaro, la Boschi, Renzi, fuori! Paola Taverna, buongiorno, grazie di essere stamane con noi. Compie gli anni, non dico l'età, perché di una signora non si dice, li compierà però proprio due giorni prima del voto. Ebbene sì. E verrà eletta, ovviamente tra le file del Movimento 5 Stelle, seconda e, per il vostro regolamento, ultima legislatura sarà per lei. Non le dispiacerà un po'? No, spero di poter fare il meglio in questa seconda legislatura, dare al Paese delle leggi che possano accogliere me, per prima, quando rientrerò nella vita normale, che è quella che comunque ho sempre sperato di condurre, una vita normale regolata da leggi che mi permettano di vivere piuttosto che sopravvivere. La mia scelta di entrare in politica è stata esattamente per questo. Io a un certo punto mi sono resa conto che tutto quello che il Paese Italia mi offriva era la sopravvivenza. Io mi alzavo la mattina con il pensiero della bolletta, del lavoro, della precarietà, del figlio. Cosa faceva prima? Io lavoravo in un poliambulatorio medico analisi cliniche ed ero responsabile della gestione dei dati da trasmettere alla SOGEI per il rimborso, perché era una struttura privata accreditata. Quindi avevo già chiaro qual era il sistema e purtroppo quella che sarebbe stata la gestione della sanità in Italia. Infatti sono in commissione sanità, è stato 5 anni drammatici per la sanità. Questa è una cosa che mi dispiace molto. Lei è risultata la più votata alle parlamentari e ha preso, se non sbaglio, 2.136 voti. Che effetto le fa l'essere la più amata? No, è stato un bel effetto, però voglio chiarire anche perché ho sentito poi... No, perché poi lo step successivo è Di Maio ha preso 419 voti. Poteva fare lei la candidata premier. Perché no, non si è candidata? Sono contenta dei miei 2.000 voti perché mi dimostrano che ho lavorato bene e che le persone che seguono il Movimento 5 Stelle mi hanno apprezzato. Però sfatiamo questa differenza fra me e Luigi, come io la più votata e lui meno votato. Ma c'è, qual è il problema? Eravamo i votanti erano differenti. Io sono stata votata su base regionale in quanto rappresentante del Senato, mentre Luigi è stato votato sulla base del suo collegio della Camera. Quindi le persone che hanno espresso un gradimento per Luigi erano molte di meno rispetto a quelle che potevano esprimere un gradimento per me. Quindi io ho preso molti voti, ma rispetto a quanti hanno votato Luigi, credo che Luigi abbia preso quasi il 70%. Non ci si è capito molto con queste parlamentari. E guardi, però non apriamo quella porta, no, perché apriamola volentieri. No, problemi. Preferisco vivere, cioè, è un po' complicato. Però allora andiamo sulla politica, perché ha sentito Galietti prima ha portato Di Maio dagli investitori. Chiariamo il tema delle coalizioni. Allora, la mattina del 5 marzo ci svegliamo, vediamo quale sarà il risultato, però con la legge elettorale, soprattutto con tre forze politiche che sono, diciamo, tre grossi blocchi, più o meno alti a seconda del voto degli elettori, è altamente improbabile che il Movimento 5 Stelle possa votare da solo. Chiariamo cosa succede, cosa voi fate. La famosa coalizione, o la famosa accordo di programma, anzi lo chiamate. Accordo di programma, lei però ha toccato il punto dolente di questa situazione che vede tutte le forze politiche doversi esprimere su che cosa faranno il 5 marzo, perché non è una cosa che riguarda solamente noi, riguarda eventualmente il centrodestra, che addirittura va in coalizione ma non è una coalizione di governo, perché ancora prima di sapere se avranno o meno una percentuale che gli consenta di governare già sono abbastanza divisi, no? Ha visto la Meloni dice tu non puoi fare l'inciucio, Berlusconi dice sì però io vado qua, verso
Vado verso Renzi, l'ho sentito, anche quando riproponeva il ponte sullo stretto di Messina e mi si sono rizzati i capelli. Io lo voglio dire, oggi ho la possibilità di avere una platea importante come quella di Agorà e ricordare un fatto: il ponte sullo stretto di Messina, che non è mai stato fatto, è costato alle tasche degli italiani dall'epoca ad oggi 8 miliardi. 8 miliardi di euro per avere un progetto, e ancora oggi tutte e due le forze politiche in campagna elettorale lo ripropongono. Ma chiudendo questo discorso e parlando di alleanze, c'è solo una maniera per risolvere il problema: la gente deve votare Movimento 5 Stelle. Noi dobbiamo prendere il 40% e dobbiamo andare a governare da soli. La nostra proposta di apertura nei confronti degli altri partiti è su un programma a 20 punti chiari, che sono organici, che permettono al Paese Italia di avere una visione anche decennale, se non ancora più ampia, perché noi proponiamo anche di uscire dai fossili al 2050. Aspetti, allora, voi in qualche modo quindi chiederete ai parlamentari di altre forze politiche di rinunciare del tutto al loro programma, o siete disposti a introdurre degli elementi delle altre forze politiche nel vostro programma di governo? Noi crediamo che il nostro programma di governo sia tranquillamente spendibile anche per le altre forze politiche. Chiediamo delle cose che il Paese Italia sta aspettando, chiediamo di poter... Sì, però ognuno, diciamo... Ma che validità hanno i programmi degli altri partiti? Sì, però ogni partito politico ha il suo, cioè lei, ovviamente a lei non piaceranno come a loro non piacerà il vostro, adesso non lo so, però se voi pensate se voi non raggiungerete la maggioranza, cosa che è diciamo possibile, il tema anche rispetto ai vostri elettori di con chi vorrete andare a discutere e con le modalità con le quali vi ritroverete a governare, dovete chiarirlo, nel senso che... siete disposti ad accogliere degli punti di altri programmi nel vostro? Dipende quali sono i punti degli altri. Ad esempio, me lo dica lei, qual è un punto del programma di Forza Italia che ad esempio accogliereste nel vostro programma? Stanno parlando un pochino tutti del reddito di cittadinanza, no? Quindi io credo che ci possa essere una convergenza, perché lo hanno denominato in altre maniere, ma in realtà si sono resi conto che l'Italia ha bisogno di una manovra economica come quella del reddito di cittadinanza, perché attualmente abbiamo quasi 11 milioni di persone in povertà che, se lo Stato non interviene, sono persone... Questo è quello che poi altri partiti potrebbero appoggiare voi. Dopodiché, certo, lei invece ha dato un'occhiata agli altri programmi. Ad esempio, sul programma del Partito Democratico c'è qualcosa che le piace? Io, i programmi degli altri partiti, a parte che sono venuti alla luce da pochissimi giorni, ma oggettivamente dopo aver passato 5 anni con un Partito Democratico che si era presentato con un programma e ha fatto l'esatto opposto, o meglio ha fatto il programma del PDL, perché così è andata, cioè l'abolizione dell'articolo 18 non c'è mai stata nel programma del Partito Democratico, era nel programma del PDL, hanno eletto Renzi e Renzi ha fatto il programma del PDL. Che adesso guardi i programmi degli altri per sapere che tanto non li attueranno mai, come è accaduto in tutti i vent'anni. Però magari con voi possono, magari con voi invece potete... Però noi abbiamo un altro tipo di proposta. Diciamo, noi abbiamo 20 punti di programma che sono seri, che è quello di cui l'Italia ha bisogno, che sono assolutamente condivisibili, perché io voglio sapere chi in campagna elettorale oggi viene a dirci che... non bisogna fare il taglio ai costi della politica o ai sprechi delle grandi opere inutili. Allora, se qualcuno mi dice che questo non è un punto condivisibile, mi spieghi perché dovrei guardare loro. Sugli sprechi poi bisogna intendersi, perché ad esempio Cottarelli, che voi prendete sempre, certo, a esempio, dice che tagliare gli sprechi non è così indolore. Se si tagliano degli sprechi, si tagliano magari anche dei posti di lavoro. Ma se i posti di lavoro sono truffaldini e sono state inserite delle persone esclusivamente perché conoscevano qualcun altro, non sono dei posti di lavoro. Lei è sicura di tagliare solo posti di lavoro truffaldini? Se ad esempio chiudo io sono sicura che non taglio i posti di lavoro, sono sicura che riordino quelle che sono le partecipate, che in questo momento sono state più un poltronificio. Sulla base di cosa? Ma sulla base di quelle che sono le reali necessità del Paese. Noi abbiamo, e lo viviamo oggi su Roma, che veniamo tanto criticati, ma abbiamo ereditato dei baracconi. Quindi Raggi è un fiore all'occhiello, secondo lei? Raggi è un fiore all'occhiello per la vostra campagna elettorale? Raggi sta facendo un gran lavoro e io credo che i romani, fuori da quello che la comunicazione o l'informazione mediatica continua a propagandare, si stanno rendendo conto che serve del tempo per poter mettere ad opera e a regola quelli che sono gli appalti che hanno gestito i servizi della città. Mettere a posto una situazione come Ama non è sicuramente semplice, ma se non si comincia ad introdurre la legalità all'interno delle partecipate, questi sono i risultati che ci troviamo dopo 20 anni di malgoverno e saranno quelli che proseguiranno se non lo facciamo noi. Le faccio vedere Di Maio.
Ieri Di Maio ha parlato al Link Campus University, ha parlato di politica estera, ma soprattutto su due temi, euro, Europa, ma anche la Libia. Però abbiamo voluto vedere che cosa diceva in passato su questi temi il candidato premier del Movimento 5 Stelle. Guardate. La nostra proposta passa per una proposta di legge costituzionale che istituisce un referendum consultivo che chiede agli italiani se vogliano restare in questa moneta unica, in questa unione monetaria, o vogliono individuare nuove strade. Per noi l'Unione Europea non è politica estera, ma è la nostra casa naturale, è l'alveo naturale entro cui l'Italia deve continuare a sviluppare le sue relazioni economiche e politiche. Noi pensiamo che se la Libia è un paese che è stato tenuto insieme da un dittatore, Gheddafi, e oggi si vuole dividere perché ci sono delle lotte di tribù lì in mezzo, lo possa fare, l'importante è che stia in pace. Chiedere non mi va bene che cosa voglia e in quale governo si riconosca. L'obiettivo di un governo di unità nazionale in Libia è importante anche per la questione dei flussi migratori. Non voglio dilungarmi molto su questo, ma sia chiaro che per noi, finché la crisi libica non è risolta, l'Unione Europea non può pensare che l'Italia sia un porto chiuso, un campo profughi dell'Unione Europea. Errare umano, perseverare diabolico. È cambiato qualcosa il movimento? Siamo una forza di governo. Siamo cambiati e ci siamo resi conto che molto di quello che paghiamo anche nei confronti dell'Europa dipende da una cattiva gestione della classe politica che ci ha governato fino adesso. Quindi prima di affrontare delle strade che comunque rimangono come estrema ratio, compreso il referendum per sapere se si voglia o meno rimanere all'interno dell'euro, pensiamo che un interlocutore credibile come il Movimento 5 Stelle al governo potrebbe indurre l'Europa ad avere un atteggiamento differente anche con l'Italia. Noi abbiamo parlato... Mi dica una cosa, Macerata, i fatti di Macerata, no? Voi non l'avete commentato stamane, Fico però dice terrorismo stile ISIS, via la parola razza dalla carta. Lei con chi è d'accordo? Con Di Maio che aveva così invitato a non commentare o con Fico che invece insomma va giù duro? Io trovo indecente speculare su delle situazioni che sono poi il frutto di una cattiva politica, specialmente quella sull'immigrazione. Non mi piace parlare dei singoli episodi perché purtroppo sono degli episodi che si portano alle spalle dei problemi molto più seri e che nessuno ha voluto risolvere. Cioè il raid razzista è, il raid razzista è totalmente deprecabile come totalmente incommentabile quello che è accaduto a Pamela. Ma perché le due cose lei le lega? Ma perché sono state legate da altri partiti politici che hanno voluto speculare sulla morte di una ragazza in maniera terribile con quello che è accaduto dopo, che l'autore di quell'assurdità addirittura si è fatto la scusante che visto che era successa quella cosa a Pamela lui si sentiva autorizzato. Noi abbiamo visto le cose che dovrebbero far riflettere, cioè lo striscione a favore del Traini. Onore a Traini. È una cosa che dovrebbe far accapponare la pelle. Nella condanna. Ma io sono totalmente, però noi ci dobbiamo fermare e dobbiamo pensare. In questa campagna elettorale ci stanno raccontando tante cose e ci stanno dicendo che risolverebbero tanti problemi. Parlo degli altri partiti, noi siamo sempre stati chiari sull'immigrazione, noi quando siamo stati in Europa e abbiamo parlato del trattato di Dublino siamo stati gli unici a votare contro a una riforma del trattato di Dublino che è diventato la terza addirittura, mentre sia Forza Italia che ha votato a favore, che la Lega addirittura si è astenuta ed hanno consentito al Paese di ritrovarsi esattamente nella situazione in cui si trovava prima, ossia di accogliere i migranti, di non poterli più far uscire perché addirittura questo nuovo trattato è ancora più stringente e costringe l'Italia a trattenere tutti i migranti economici e nessuno parla che la nostra proposta di assumere 10.000 persone per i riconoscimenti veloci in due mesi di chi ha diritto e di chi invece deve tornare a casa, non ne parla nessuno perché sui migranti ci hanno mangiato tutti, da destra e da sinistra, ci ha mangiato la Lega quando stava al governo, noi siamo ancora con la legge Bossi-Fini. Ma di che cosa stanno parlando? 20 anni, no, me lo faccia dire, hanno avuto 20 anni per risolvere i problemi. E voi la cambierebbe la Bossi-Fini? Noi vogliamo... Abolirebbe il reato di immigrazione clandestina? Sì. L'abolirei perché è stato un totale gap all'interno della giustizia. In realtà non risolve nulla perché nel momento in cui tu crei un reato che costringe le persone che arrivano non a essere identificate e trattenute se sono dei rifugiati politici ed espulse se sono dei migranti economici, ma esclusivamente metterle in galera perché sono migranti, non hai capito nulla perché sulle spalle di chi ricadono i costi della giustizia.
ricadono sulle spalle degli italiani. Allora, cerchiamo di capire un altro punto. Sulle alleanze non ho capito bene, perché poi in realtà qui sia Renzi che Berlusconi hanno detto che... Aspetta. Sì, allora hanno detto che si torna al voto se non c'è la maggioranza. Ridicoli. Pensa anche lei? Ma sono ridicoli. No, poi io voglio sapere del Movimento 5 Stelle. Ma come si fa a parlare di tornare al voto? Come si fa di parlare di tornare al voto? Questo è un paese che ha bisogno di stabilità, ha bisogno di un governo. Quindi... Questi fanno una legge elettorale vergognosa e pretendono di giustificare l'errore che hanno fatto con questa legge elettorale, proponendo al paese a ottobre di riandare a votare. Ma votare chi? Votare chi? Quindi se lei mi sta dicendo che se non ci sarà una maggioranza, se il Movimento 5 Stelle non avrà la maggioranza, voi cercherete comunque un accordo e non chiederete a Mattarella di tornare al voto? Assolutamente, noi proporremo un programma che è un programma di cui il Paese ha bisogno e ne ha bisogno adesso. Che può essere discusso con chi vi darà il vostro l'arco appoggio? L'arco parlamentare e la democrazia per noi è sacra, quindi all'interno delle aule del Parlamento si può discutere di qualunque cosa e si può raggiungere il miglior accordo per il Paese, senza pensare a chi sta su quelle poltrone, quindi, per fare il favore all'amico o al compagno di merende. Quindi in realtà siete praticamente, siccome stiamo facendo informazione su tutti questi giorni, la linea del Movimento 5 Stelle in questo momento è l'unica che dice se non c'è la maggioranza troviamo un accordo in Parlamento, perché Forza Italia e Renzi dicono si torna al voto. Noi troviamo un accordo in Parlamento sui Vabbè, è chiaro, no? Questo è fondamentale. Senta, su Mattarella voi non l'avete votato, ha cambiato idea in questi tre anni? Credo che il Presidente della Repubblica è stato, abbia gestito con grande professionalità alcuni momenti molto particolari del Paese, che hanno visto la riforma costituzionale poi bocciata fortunatamente dal referendum, ma comunque quindi approvata dal... Quindi ne dà un giudizio positivo del Presidente della Repubblica? Non esprimo giudizi sul Presidente della Repubblica. Perché so no? Che avremo... Perché è il Presidente della Repubblica, quindi credo che sia una fonte di garanzia che non debba ricevere dei giudizi. Ha fatto il Presidente della Repubblica. Bene o male, si può dire questo? Secondo il suo operato credo che l'abbia fatto bene e credo che l'abbia fatto in coscienza, quindi fuori da quello che è il discorso politico che può vedermi non favorevole ad alcune leggi, io credo che il Presidente della Repubblica abbia comunque operato in piena coscienza, quindi se ha approvato, se ha promulgato alcune leggi, credo che l'abbia fatto totalmente scevro da qualunque artificio o qualunque situazione postuma a quelle che sono stati poi gli effetti anche delle leggi che sono state promulgate. Non scordiamoci anche l'Italicum, Senta, non è incostituzionale. Su De Sim ho bisogno soltanto una spiegazione, perché voi avete detto, siccome il caso è ovunque, questo candidato che sta in una casa popolare a 7 euro al mese, prima aveva fatto un post nel quale diceva vado a menare i rumeni, mi sembra una cosa del genere, lo dico no, romanesco non è perché... proprio così, C'era stato quel post su Facebook? No, però lui ha fatto uno sfogo su Facebook dove... Beh, uno sfogo nel quale diceva però che menare rumeni ce l'abbiamo da qualche parte. Sì, no, dove diceva perché... che delle persone avevano insultato la sua famiglia e avevano sputato in faccia alla moglie dicendogli anche delle parole poco cortesi, e lui aveva reagito. Sicuramente non è condivisibile la violenza in nessun caso, ma uno sfogo che scritto su Facebook a causa di un attacco diventi poi l'emblema di una persona violenta, no. Siccome pure lei il caratterino ce l'ha, ma io sinceramente non so come reagirei se una persona mi sputasse in faccia o mi dicesse delle brutte parole, forse anch'io darei uno schiaffo, sarebbe meno consistente di, però il tema è, lo cacciate dal movimento? Ed si è fatto un passo indietro, ha rinunciato però, alla sua candidatura. Con le liste fatte in questo modo lui non può rinunciare, cioè deve presentare le dimissioni una volta che arriverà in Parlamento. Noi aspettiamo, siamo sicuri che poi lo farà? Io penso che lui sia convinto di farlo, anche perché la pressione mediatica che ha subito e anche la strumentalizzazione della sua situazione. Signore, si è parlato di una persona povera. Il signor De Sì vive in una casa popolare con un canone di 7 euro che oltretutto il comune di Frascati ha totalmente certificato la legittimità. Quindi ne aveva diritto? Lui ne ha pienamente diritto. E allora perché fate un passo indietro? Lui ha fatto un passo indietro perché non voleva che la sua situazione venisse strumentalizzata. Ma Di Maio ha detto no, con noi non ha niente a che fare. Ma infatti Luigi ha detto chiaramente, noi stiamo, De Sì sta facendo un passo indietro, lo sta facendo da persona totalmente incensurata. Quindi è per questo che voi non lo cacciate, cioè non l'avete cacciato voi? No, noi non possiamo cacciare nessuno perché l'ha detto lei.
avete cacciato tanta gente nel movimento. In questa fase delle liste elettorali noi non possiamo toglierlo, però lo potete espellere dal movimento, però lui è sempre un esponente del Movimento 5 Stelle. Sì, lui è un esponente del Movimento 5 Stelle, ad oggi ad anni di Emanuele Dessì non c'è assolutamente nulla. C'è una, vive in una casa popolare a 7 euro, il comune di Frascati ha detto che ne ha pieno titolo, è un imprenditore fallito come ce ne sono tanti in Italia. Quindi, e si è trovato in quindi ci si è accaniti troppo? Io credo che la, l'informazione abbia voluto strumentalizzare dimenticando gli impresentabili reali. Taverna, potremmo continuare a parlare per altre ore, abbiamo Salvo Sottile che ci aspetta. Salutiamo i nostri ospiti, ci vediamo domani dalle 8 alle 10, no, si può alzare, tranquillo, okay. Ci salutiamo insieme. Allora, grazie a Salvo.